Benvenuti a questa nostra ultima lezione dedicata al libro dei Salmi. Abbiamo avuto la possibilità nelle lezioni dedicate a questo libro di incontrare, di soffermarci su parte di quelli che sono i 150 Salmi che compongono questo libro. Quest'ultima lezione ho inteso dedicarla al Salmo 130, che si trova in una sezione di salmi che vanno dal Salmo 120 al Salmo 134. Questa sezione di salmi, se voi prendete una Bibbia e andate a verificare le intestazioni che accompagnano questi salmi, troverete, almeno in gran parte delle traduzioni italiane, questa dicitura canto dei pellegrinaggi o canto dei pellegrini. In realtà questa traduzione è più che altro una interpretazione, mi riferisco al termine pellegrinaggio, perché la parola che è nel testo sarebbe ascensione. E siccome questa parola in alcuni ambienti Cristiani viene riferita ad alcune figure religiose, quindi quando si parla di ascensione o si pensa all'ascensione di Maria, realtà che è fuori della Bibbia, o si penserebbe all'ascensione di Gesù raccontata nel libro degli Atti. In realtà, questa ascensione stava a indicare un cammino. In salita, e tanto poteva essere il cammino che gli oranti, i credenti facevano andando verso Gerusalemme, o tanto ancora, così come è supposto da qualche altro studioso, che questi 15 Salmi erano letti salendo i 15 gradini del Tempio. Ad ogni gradino veniva letto. Uno di questi salmi, quindi l'ascensione, a indicare la salita verso il Tempio. Andiamo a leggere assieme il Salmo 130 che io leggo dalla versione nuova, o meglio, ho dinanzi a me una nuova di Odati. Da luoghi profondi io grido a te, O Eterno, O Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o oh Eterno, chi potrebbe resistere? O oh Signore, ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, io spero nella sua parola, l'anima mia... Attende il Signore più che le guardie il mattino. Sì, più che le guardie il mattino. O Israele, spera nell'Eterno perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Anche questo, come altri che abbiamo letto all'interno di questo meraviglioso libro è un testo che raccoglie passioni, emozioni e quindi si può ben calzare sulla vita di chiunque di noi. Ma come per altri testi, questo salmo parte da un aspetto personale, individuale. Io grido a te, è un singolo, è un solo individuo che si rivolge a Dio, grida a Dio, il gridare, gridare, dialogare, ascoltare. Qualche lezione fa abbiamo riflettuto questi tre verbi all'interno del libro dei Salmi, l'attitudine del gridare. E dopo aver gridato, l'ascolto, l'ascolto reclamato a Dio. Siano le tue orecchie attente alla mia voce. E poi dopo al verso 5, io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, io spero nella sua parola, quindi Dio deve ascoltare. Ma dopo è chi chiede, chi prega, che si mette lui stesso nella condizione di ascoltare una parola da parte di Dio. Ma quella che è la preghiera del singolo, nella parte finale, Diventa la preghiera di una comunità, la preghiera di un popolo e più che la preghiera diventa un parlare a un popolo. O oh Israele spera nell'Eterno, Egli redimerà Israele. Quindi l'azione di un singolo diventa l'azione poi di un popolo interno. Il singolo chiede che le sue colpe siano rimosse, cancellate, il Salmo si conclude con una certezza, egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Quindi quella che è l'azione di Dio nei confronti di una sola persona diventa un'azione rivolta a tutto il popolo. Questa potrebbe essere una nostra veloce meditazione su questo testo. Ma io desidero guardare al primo verso di questo testo. Attingendo delle sollecitazioni, delle indicazioni dalla Midrash ebraica. Dall'abisso ti chiamo. La nostra lettura dalla Nuova Diodate diceva: da luoghi profondi io grido a te. La versione latina direbbe de profundis. Questo è appunto. Il salmo noto come il De Profundis. Dal profondo, dall'abisso, dalla parte più bassa io grido a te. Ma come si può gridare a Dio dalla parte più bassa? Da quale profondità questo rant che può rappresentare ancora noi, tutti quanti noi, sta gridando a Dio? Perché grida dal profondo? I rabbini cominciano la loro riflessione in questi termini. Finché un uomo legge la Bibbia e non studia la Mishnah, che cos'è la Mishnah? La Mishnah è un codice legislativo. Essi dicono che chi non conosce la Mishnah rimane fuori dalla vera Torah. E se uno studia soltanto la Mishnah, quindi un codice, le interpretazioni, e non ha mai letto la Bibbia, resta fuori dalla Torah. L'uomo che ha letto la Bibbia, che ha studiato la Mishnah, ma che non ha servito i discepoli dei saggi, è simile a qualcuno per cui la Torah rimane nascosta. Questa indicazione ci dice che non basta la lettura del testo. La lettura del testo deve essere accompagnata da un'interpretazione, da un'esegesi, da uno studio, dal capire il senso di quel testo. Ma dopo aver letto, dopo aver studiato, bisogna poi passare all'azione. I rabbini dicono che bisognava servire i discepoli dei saggi, quindi bisognava compiere delle azioni che manifestassero la conoscenza della Torah. Allora qual è il profondo? Da dove si leva questo grido? Sarà il profondo di un cuore di un uomo che è consapevole di non conoscere pienamente la legge di Dio. Perché secondo i rabbini, l'uomo che ha letto la Torah, i profeti, gli scritti, che ha studiato la Mishnah, la Midrash, le leggi, che serve i discepoli, anche se muore o viene condannato a morte, gode della gioia eterna. Questa riflessione è per afferrare con voi che la lettura della Bibbia merita un'applicazione maggiore. Della lettura di un semplice libro. Perché attraverso la lettura della Bibbia si cerca di afferrare la rivelazione di Dio. E la rivelazione di Dio richiede studio. L'Apostolo Paolo comanderà al giovane Timoteo: studiati di presentare te stesso, approvato davanti a Dio e davanti agli uomini. Il libro di Giosuè farà riferimento al meditare la legge dell'Eterno giorno e notte. E la sua preghiera sarà fa che questa legge non si diparta dalla mia bocca, dalla mia vita, dal mio essere. Quindi c'è una preghiera che parte dal profondo e che parte dal profondo di chi è consapevole di non conoscere abbastanza. Ma noi vogliamo cercare di afferrare il senso del De Profundis. E quale potrebbe essere? Io ho davanti a me questi suggerimenti. Possiamo comprendere il verso 1 del Salmo 130 in questi termini. Non è solo la conoscenza della Torah che proviene dalle profondità dello Spirito, ma anche la preghiera. Il testo dice da luoghi profondi io grido a te. La conoscenza di Dio attraverso la scrittura partesi dal profondo, ma dal profondo dell'essere umano si deve levare un grido. Il bisogno, la consapevolezza di incontrare Lui e quindi non solo la conoscenza, ma gridare a Dio dal profondo di noi stessi. Seconda indicazione: la preghiera sgorga dalle nostre profondità perché? Perché nel nostro profondo dimora la scrittura. Allora diceva, si prega dal profondo se si è consapevole di non avere nel profondo la conoscenza della scrittura. Allora uno grida per conoscere, ma se uno conosce, la conoscenza di Dio si deposita nel profondo del nostro essere. Quindi se vi è la conoscenza, sempre dal profondo questa conoscenza alimenterà la preghiera. Quindi c'è una preghiera che parte dal nostro profondo, se conosciamo e se non conosciamo. E poi c'è un'altra profondità, che è la profondità di chi conosce Dio, di chi conosce la scrittura, ma grida a Dio, non dalle profondità della sua conoscenza, dalle sue rivelazioni ma si grida dalle profondità della vita, dalle profondità della situazione in cui ci troviamo, perché conoscere la scrittura nel profondo, conoscere Dio profondamente, non significa che non ci troveremo nel profondo dell'abisso, che non ci sarà un pesce che ci inghiottirà e ci farà vedere il buio. Non significa che non ci sarà una valle dell'ombra della morte, anzi la vita ci dice che ci ritroviamo abbastanza di frequente in luoghi profondi e oscuri. Ma quando ci troviamo in questi luoghi profondi e oscuri, cosa faremo? Grideremo a Dio, così come gridava questo quest'orante. Da luoghi profondi io grido a te, ascolta il mio grido. E poi c'è una consapevolezza. Se tu dovessi tener conto delle mie colpe, io non potrei resistere davanti a te. Allora questa consapevolezza viene dal conoscere profondamente le scritture, perché la scrittura fa conoscere noi stessi. Il Nuovo Testamento ci dirà che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Noi veniamo a conoscenza della nostra condizione di uomini perduti per mezzo della scrittura, quando conoscendo profondamente le scritture, incontriamo un Dio che aveva creato tutto in maniera perfetta, che aveva un piano per la sua creatura, creatura invece che non segue le indicazioni, si ribella, si rivolta contro il suo creatore diventando suo antagonista e quindi perdendo la conoscenza della sua gloria. Lo stesso testo ci dirà che quando eravamo perduti Dio è venuto a cercarci. Allora noi prendiamo consapevolezza delle colpe e ci accorgiamo che se Dio ci guardasse per le nostre colpe non gli potremmo resistere. Ma come continua il salmo. Questo salmo potrebbe essere la sintesi del messaggio di grazia di Dio, perché il verso 4 dice ma presso di te vi è perdono. E vi è perdono affinché tu sia temuto. Il timore di Dio, dirà il sapiente, è il principio di ogni conoscenza, è il principio della sapienza. Ma il timore di Dio non ci allontana da Lui. Il timore di Dio ci spinge a Lui perché presso di Lui vi è perdono. Siamo nell'Antico Testamento, siamo all'interno di quei libri che tante volte abbiamo reputati cruenti, crudi, feroci, anche assurdi per certi versi. Il salmista, chi conosce Dio nel profondo, sa che Egli perdona: è un Dio di grande misericordia, è un Padre di benignità. E davanti a questa considerazione qual è l'atteggiamento che ce ne viene? Io spero che questo sia l'atteggiamento che possiate incontrare tutti quanti voi nella lettura e attraverso la lettura del libro dei Salmi, quello indicato dal verso 5. Io aspetto l'Eterno. L'anima mia aspetta. Io spero nella sua parola. Quel profondo della scrittura ci rimanda dove? Alla scrittura. Ed è per questo che possiamo prendere in prestito l'espressione di alcuni che hanno detto che la scrittura è un pozzo senza fondo. È un profondo. La scrittura è un de profundis, è un abisso nel quale più ci immergiamo, più ci accorgiamo di non toccare mai il fondo. Però più scendiamo a fondo, perdonate il giro di parole, più vogliamo andare ancora più a fondo. E più affondiamo, più galleggiamo. Più scendiamo sotto, più la scrittura ci porta su. E infatti qual è il portare su? L'anima mia. Attende il Signore più che le guardie il mattino. Cioè nel scendere nelle profondità della conoscenza di Dio non si resta nel buio, non si resta nel profondo, nell'abisso, dove solitamente non c'è luce, ma la nostra attesa è più che le guardie il mattino. Cioè la nostra attesa sarà irradiata dall'alba incontrerà il sorgere del giorno e quindi sarà rischiarata. E questa conoscenza fa dire a chi ha afferrato questa profondità dove lo conduce? A non trattenerla per sé, ma a rivolgerla a tutto il popolo. O oh Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è redenzione completa egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. È quello che accadrà alla donna al pozzo di Giacobbe, quando dopo aver conosciuto la profondità non del pozzo dove lei andava ad attingere l'acqua, ma la profondità delle parole di Gesù, che gli rivelerà la sua condizione, che cosa farà questa donna? Dopo che lei arriverà a dichiarare, io vedo, apprendo che tu sei un profeta, la sua esperienza, la sua conoscenza, il suo afferrare è rimasta al pozzo di Giacobbe? O è tornata invece al villaggio e è andata a dire a tutti quanti ciò che le era successo? Ed è quello che ci dice questo salmo, il salmista nel suo profondo, tirato fuori dalle profondità della sua vita, rivolge al suo popolo l'invito ad aspettare e a sperare nell'Eterno. Ecco quindi le profondità che vengono esplorate. Vado a ripeterle con la speranza che possono rimanere nella nostra vita. C'è la profondità che riguarda la conoscenza della scrittura. C'è la profondità della nostra preghiera, che tanto parte dalla conoscenza della scrittura, tanto invece è alimentata dalla non conoscenza, perché vogliamo conoscere e gridiamo a Dio. O invece non conosciamo, ma gridiamo a Dio per conoscere di più. Quando invece conosciamo... Continuiamo a gridare perché la conoscenza spinge a noi, ma la conoscenza di Dio, la conoscenza della sua parola non ci porterà fuori, non ci scamperà, non ci preserverà dal profondo della vita. Ma quando saremo negli abissi, quando saremo nelle profondità della nostra esistenza, la conoscenza di Dio la conoscenza della sua parola sarà per noi quella speranza che ci darà la forza e il coraggio ancora di attendere la sua azione. Per i rabbini questi tre stadi della profondità erano racchiusi dalla Torah, dalla Mishnah e dal Talmud, cioè un giudeo pio, devoto all'Eterno. Deve non solo conoscere la Torah, ma conoscere la Mishnah e il Talmud. Vorrei con voi, in conclusione, fare un salto fuori da questa sezione dei Salmi del Pellegrinaggio e andare a prendere i primi versi del Salmo 102. Per Richiamare il Salmo 130 è per dare ancora una conferma, perché la Scrittura ci insegna nella Torah che ogni parola deve essere confermata dalla bocca di due testimoni. E il Salmo 102 è la preghiera dell'afflitto mentre è abbattuto ed effonde il suo lamento davanti a Dio. O Eterno. Ascolta la mia preghiera e giunga a te il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia avversità. Tendi verso di me il tuo orecchio quando ti invoco affrettati a rispondermi. L'intestazione di questo verso che noi abbiamo ancora in questa traduzione, preghiera dell'afflitto mentre è abbattuto, sta a indicare chi è spogliato della Torah. Chi invece ha la Torah come fondamento della propria fede è ammantato, è avvolto come in un mantello. Ed è per questo che potremmo leggere nel Salmo 119, la tua parola è una lampada al mio piede. Chi ripone la propria confidenza nella Scrittura sarà coperto dal mantello. Ricordate dell'uomo del quale Gesù dirà: Se ti portano via il mantello, tu dagli anche la tunica. Il mantello, la tunica potrebbero essere gli elementi che identificano la nostra fede. Molti non hanno il mantello, o molti hanno il mantello, ma sotto al mantello non hanno nulla. Non basta una parvenza di fede esteriore, non basta il mantello che copre, perché il mantello che copre fa di noi dei sepolcri imbiancati. Ma è importante che nel momento in cui qualcuno ti porta via il mantello, ossia viene ad aprire la tua fede, sotto la tua fede c'è la tunica, che è la conoscenza della Torah, è il tuo riposare nelle scritture, è il tuo identificarti con esse, per cui non solo sarai avvolto, ammantato, ma sarai vestito adornato della conoscenza dell'Eterno, conoscenza che può venire soltanto per mezzo delle scritture. E io spero che queste nostre brevi riflessioni possano incentivare la tua, la vostra voglia di conoscenza e di essere rivestiti della conoscenza della scrittura. Se questo è il tuo desiderio, fa allora come il salmista. O eterno, dal profondo, dall'abisso, io grido a te. Ascolta la mia preghiera. E se questa è la tua preghiera, per certo farai l'esperienza successiva. Nell'attesa conoscerai la sua misericordia e conoscerai il suo amore. Che egli ti benedica.